anche l'Umpli presente alla festa della birra artigianale a Baronissi in compagnia del presidente del Comitato Provinciale di Salerno. Vogliamo partire proprio dalla base. Che cos'è l'Umpli e di cosa si occupa principalmente? L'Umpli è l'Unione Nazionale del Prologo d'Italia, che rappresenta in provincia di Salerno 120 prologo su 158 comuni. Siamo organizzati a livello provinciale, regionale e nazionale. Pensi che a livello nazionale su 6.500 prologo su 8.000 comuni rappresentiamo l'80% della presenza sul territorio nazionale. Cosa facciamo? La nostra attività è regolata e basata su quelle che sono le indicazioni dell'ultima legge sul turismo della Regione Campania, varata nel 2014, dopo direi un parto trentennale, comunque detta quelli che sono i ruoli nel campo del turismo. Sorry. Da questo punto di vista poi le attività che portate avanti da domani, quindi perché stasera sarete alla festa della birra, quali saranno? Bene, noi seguiamo un po' tutte quelle che sono le attività che le varie prologo gestiscono sul territorio. Un territorio di quasi 5.000 km quadrati, molto ampio, è una regione nella regione, quindi queste 120 prologo realizzano tantissimi eventi, quindi diciamo che seguiamo, anche se in questo periodo si concentra il massimo delle attività, seguiamo un po' nella stessa provincia di Salerno un po' quelli che sono gli eventi, le manifestazioni e tutto quello che le prologo mettono a disposizione del pubblico. Tante attività, tante offerte turistiche, quanto è importante unire le prologo in un consorzio? Anzitutto le prologo in un consorzio si sentono, i presidenti delle prologo si sentono più solidali tra di loro, si sentono più forti, perché in questo momento si sta riorganizzando tutto in Regione Campania, per cui ci sono delle debolezze che si superano proprio mettendosi insieme. E noi penso che siamo l'unico consorzio della Regione Campania e questa prima esperienza sta dando dei risultati, perché noi presidenti ci sentiamo forti, stiamo riuscendo ad organizzare molte più attività. Quando uno dei presidenti fa qualche cosa noi seguiamo e alla fine ne vengono fuori tanti successi. Il bacino territoriale del suo consorzio nello specifico è molto ampio e variegato, sia come offerta turistica sia come naturalezza, quindi come natura e paesaggistica. Quanto è importante seguire attentamente i passi e gli sviluppi sul territorio? È importantissimo, perché il territorio è proprio vasto, quindi essendo vasto bisogna fare molta attenzione a ciò che accade in Regione Campania, a quali sono le proposte dei politici, e noi dobbiamo seguire, dobbiamo cercare sempre di collaborare, ma soprattutto allargarci quanto più è possibile e soprattutto cercare di non trascurare nessuna parte del territorio. Noi siamo ricchi di monumenti, la provincia di Salerno ha il maggior numero di siti archeologici UNESCO al mondo, abbiamo tantissimi beni architettonici, la natura non ci manca, quindi abbiamo tutto, bisogna semplicemente organizzare per bene, ma questo si può fare soltanto tutti quanti insieme. 19esima edizione della Festa della Birra, a onorarci della sua presenza l'onorevole Dino Iannuzzi. Allora, quanto è importante sostenere un progetto come questo? Beh, per me è veramente piacevole, sono molto contento di tornare anche quest'anno a questa che è la 19esima candelina della Festa della Birra, che ormai è diventata adulta, è diventata maggiorenne, ha avuto una crescita costante nel corso degli anni con l'impulso organizzativo dell'associazione Il Punto, un'associazione di volontariato e di solidarietà che sul territorio presta un'opera meritevole con la guida di Antonio Liberti e tanti volontari e tante volontarie che vi si dedicano quotidianamente con impegno, con motivazione, con senso profondo di apertura e di vicinanza al prossimo. Con la collaborazione, questa 19esima edizione, della amministrazione comunale, del sindaco Gianfranco Valiante, anche con l'organizzazione quest'anno in un'area diversa, in un'area nuova, molto ben attrezzata, che incrocia prodotti della gastronomia locale e dell'intero comprensorio, della tradizione artigianale, con la ricostruzione e la divulgazione della storia della birra, anche quindi con un momento estremamente interessante dal punto di vista culturale complessivo. Ed è una iniziativa che si ripete ogni anno, particolarmente lodevole, che sta continuando a crescere e che rappresenta anche un momento di attrazione per la comunità di Baronissi. Tante persone, anche da tutti i comuni, da tutto il territorio limitrofo, vengono per trascorrere ore di allegria, ore di possibilità
possibilità di incontro con le persone, di scambiare opinioni, trascorrere un po' di tempo libero in maniera piacevole, in maniera serena, nel segno ovviamente della birra, che è questa, come dire, una bevanda, la birra che unisce, che crea anche rapporti di vicinanza, che rende le persone più disponibili, più vicine, diciamo, nel contatto e nel dialogo. Una bella iniziativa, mi fa molto piacere essere qui stasera, anche vicino all'amministrazione comunale, per riconfermare anche tutto il mio impegno per questa comunità di Baronissi, a cui sono profondamente legato e che è tutta dentro il mio percorso parlamentare politico. La bellezza fa da capolinea alla festa della birra artigianale grazie a una tappa del concorso Miss Gocce di Stelle. Sì, ho scelto questa location perché ha sempre una grandissima affluenza di pubblico e mi fa tanto piacere perché è il secondo anno che organizzo. L'anno scorso ho organizzato un altro evento sempre di Miss, quest'anno organizzo questo evento di cui io sono il patron. È un concorso nazionale che è giunto alla sua 11ª edizione e si snoda in varie fasi di preselezioni regionali. E questa è la terza tappa che si fa in Campania, ci saranno ancora altre e si stanno svolgendo anche tante tappe in altre regioni italiane e la finalissima sarà il 16 settembre al Nami di Fisciano. E ospita in questa occasione ci sarà la famosa modella Mariana Rodriguez. E voglio ringraziare il presidente dell'associazione Il Punto, Antonio Liberti, che mi ha dato questa opportunità di fare quest'anno questa bellissima manifestazione. Vedo c'è stata una grande partecipazione anche di ragazzi, sono 23 concorrenti che si contenderanno le fasce utili per accedere alla finalissima. Per quanto riguarda i contatti, per saperne di più? Per i contatti potete contattare il sito www.missigoccedistelle.com, la pagina Facebook Missi Gocce di Stelle e anche la pagina della mia agenzia madas.net, www.madas.net. Vincitrice della tappa Miss Gocce di Stelle a Baronissi, quali sono le emozioni e le sensazioni che si provano in questo momento? Sono felicissima, sono soddisfatta di questa sfilata, del risultato che ho ottenuto e niente, spero che vada bene anche la finale al Nami a Fisciano. Quando non sei impegnata in sfilate, cosa fai nella tua vita? Studio, devo fare il quinto liceo scientifico e poi in estate mi do da fare come animatrice. Domanda fatidica, cosa vuoi fare da grande? Vorrei laurearmi in giurisprudenza e diventare un giudice. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Sueño cuando era